Numerose famiglie non hanno potuto ritirare i masselli perché i masselli sono finiti. C'era stata una previsione non perfetta, fatta già quasi un anno e mezzo fa, che non considerava le residenze estive. È giusto che non si debbano trasportare i mastelli da Agrigento a San Leone. Noi abbiamo provveduto subito a riordinarli e abbiamo detto in maniera chiara alle persone che, nonostante l'assenza dei mastelli, loro possono differenziare utilizzando dei sacchi oppure utilizzando dei contenitori propri. Abbiamo visto chiaramente, l'abbiamo visto anche a San Leone, Villaggio Peruzzo, i primi giorni in cui è partita la differenziata, molta gente lasciava i sacchetti per strada, creando delle discariche. Una delle soluzioni possibili è quella delle micro isole ecologiche, che sarebbero praticamente dei luoghi protetti dove vengono messi dei cassonetti o dei cassoni in ogni caso grandi e verrà data una chiave ad ogni abitante, diciamo, di quella zona che è censito, che potrà, diciamo, in qualsiasi momento della giornata conferire la differenziata. Sono sorte anche delle problematiche relativamente alla zona di Fontanella, addirittura accanto alla parrocchia, per l'area della frazione secca, con la chiusura del parcheggio vicino la chiesa, con proteste anche del parroco, che a quanto pare avete Sì, tolto allora, della transitabilità al parcheggio e prima di tutto quindi. sottolineo una cosa, questi centri di raccolta temporanea sono indispensabili per far funzionare la raccolta differenziata. Se ne sono stati realizzati uno a Villaggio Mosè, uno a San Leone, uno nella zona del Parco Icori e questo a Fontanelle. Su questo di Fontanelle io avevo assunto un impegno con il parroco, con Don Carmelo, mi aveva telefonato lui, non so se sia il parroco della parrocchia, che gliel'avrei spostato in termini veloci, in tempi veloci. Io ho trovato un'altra area, penso che non ci siano impedimenti particolari, se tutto va bene immediatamente sposteremo questa zona di conferimento. Invece per ciò che riguarda gli ingombranti. Basta telefonare per fissare un appuntamento e vengono ritirate a domicilio. Un altro servizio che abbiamo attivato è il servizio dello smaltimento dei pannoloni e Ecco, dei sì, lei mi ha pannolini. anticipato la Sì, domanda. abbiamo attivato due postazioni, una nella zona di Piazzale Amalfa e una a Fontanelle, dove possono essere conferiti dalle 8:30 di mattina sino all'1:30 e il venerdì anche di pomeriggio, e il venerdì solo di pomeriggio. E i pannoloni e i pannolini. E per i pannoloni faremo anche il servizio a domicilio su richiesta. La gente vuole capire, ci sarà un reale risparmio? Perché questa è la molla che fa scattare, diciamo, anche l'utente a fare la differenziata. Per il 2019 ci sarà un risparmio che io spero sia estremamente sostanzioso, diciamo. Nella differenziata sono risparmioso, sto cercando di evitare costi aggiuntivi in tutti i modi, ecco, perché in questo modo noi riusciremo a fare in modo che quello che si risparmia non diventi il modo per pagare qualche cosa che costa di più. Spesso succede che arrivano delle doppie utenze, sono tantissimi casi. Cosa deve fare un cittadino? Perché mi risulta anche che negli uffici di Fontanelle si è limitati nell'accettazione del pubblico. Si può fare la prenotazione. Prenotazione, In perfetto. alto a destra del modulo di accertamento che arriva c'è una password, c'è codice fiscale e password, che magari se uno non è tanto esperto se lo fa fare dal Sì. figlio, e con questo si entra in diciamo nel sito e si può fare la prenotazione ed esce fuori direttamente dalla prenotazione che adesso è arrivata penso a maggio addirittura.